È stata Siena la città dove si è conclusa idealmente la 5 giorni di eventi di Toscana Arcobaleno d'Estate, la manifestazione promossa da Regione Toscana è nata da un'idea della nazione. Un fitto calendario di oltre 290 iniziative che si sono tenute tra mare e montagna, piccoli borghi e città d'arte che hanno trovato la chiusura ideale del cerchio con la giornata evento organizzata dal Comune di Siena al Museo Civico in Piazza del Campo. È andata bene, è andata come ci attendevamo perché siamo riusciti a riempire le piazze, a fare aggregazione, a raccontare le nostre storie, a raccontare la nostra Toscana, a farlo con la varietà che la Toscana rappresenta ed offre, con feste, concerti, eventi teatrali, rappresentando la nostra buona cucina, raccontando del nostro vino, raccontando della nostra cultura. La Toscana che si racconta e che si fa bella, che si mostra nelle piazze ai turisti e ai toscani, perché no? Perché è anche un momento di festa, il solstizio d'estate che si apre con questo salotto buono e si conclude a Siena, nel più bel salotto di cui la Toscana dispone. La Nazione, il nostro giornale, crede molto nelle realtà territoriali, nelle realtà locali e credo anche che la Regione stia lavorando molto bene in questo senso, cioè valorizzare non solo i grandi centri conosciuti ma anche i più piccoli, perché tutti hanno peculiarità, hanno caratteristiche di grande richiamo non solo per i turisti italiani ma anche per quelli stranieri. Eventi fanno una grande accoglienza perché anche chi ha comunque partecipato o confermato una vacanza in Toscana e una vacanza a Siena in questi giorni trova un'animazione diversa rispetto all'ordinario, quindi non solamente le bellezze che la città offre da un punto di vista storico, artistico o culturale, ma anche tanta allegria. Noi abbiamo iniziato venerdì con le associazioni di via che hanno fatto musica, tavoli per strada, quindi attività per bambini, ogni giorno c'era un qualcosa e quindi sicuramente è una comunicazione positiva e gli eventi aiutano comunque a promuovere e a veicolare la Toscana in un modo diverso. Nel corso del Brindisi Arcobaleno è stato presentato anche il sesto video promozionale di Siena, dedicato in particolar modo agli eventi che animano la città nelle quattro stagioni. Un modo per raccontare, grazie a immagini suggestive, la vivacità di Siena durante tutto l'anno, dall'iniziativa culturale Sette Note in Sette Notti fino allo storico mercato nel campo, passando per il trekking urbano di Siena Francigena o le competizioni sportive come la Terra di Siena Ultramarathon. Cioè si è una grande attrazione turistica quando non si lavora espressamente per i turisti ma si lavora per i propri cittadini e per la propria storia. Proprio da qui nasce il motivo del turismo, che è la ricerca della differenza. In Toscana si può fare perché noi siamo densi di storia, di tradizioni, di feste, di arte e quindi il messaggio della Toscana dà al mondo è questo. I turisti possono venire in Toscana perché quello che trovano non è organizzato espressamente per loro, è qualcosa che noi facciamo per noi stessi e quindi ha più forza e più autenticità. Così mentre si è allietato cittadini e turisti con i concerti e le performance musicali degli allievi dell'Istituto Rinaldo Francia al Museo Civico e poi ancora con l'omaggio alla canzone italiana della Radio Orchestra in Piazza del Campo, c'è stato modo non solo di salutare l'arrivo dell'estate ma anche di provare a tracciare delle stime per la stagione, stime che si prospettano positive. Sì, immaginiamo che l'estate quest'anno e speriamo che l'estate sia un'estate ricca di turismo e di successi, crediamo che lo possa essere anche rispetto all'anno scorso che fu un'estate molto bella, molto calda, abbiamo stime di crescita ulteriori anche per questi prossimi mesi e crediamo che la Toscana sarà sicuramente in grado di offrire eventi, proposte di viaggio, esperienze bellissime per tutti i turisti italiani e stranieri che sceglieranno di venire a fare le loro vacanze qui da noi.